L'estensione della riserva del Borsacchio resta di 24 ettari. A nulla sono valse le oltre 20.000 firme raccolte dalle associazioni ambientaliste, l'appello del sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nunes, e le proteste delle opposizioni. Ieri, in Consiglio regionale, la maggioranza di centrodestra si è compattata sulla scelta, compiuta a fine anno, di ridurre drasticamente il perimetro della riserva e con 17 voti contrari ha bocciato l'emendamento presentato dal consigliere del PD, Dino Pepe, che chiedeva di cancellare il provvedimento e di ripristinare i 1.100 ettari di area protetta. Il presidente uscente Marco Marsilio al momento del voto si è astenuto, mentre il suo sfidante alle prossime elezioni regionali, Luciano D'Amico, sul caso Borsacchio dice: la tenacia con cui il centrodestra insiste nella cancellazione della riserva del Borsacchio non merita nessun commento se non un rigetto integrale di quella proposta. La riserva è un valore aggiunto per la nostra regione, non può essere semplicemente cancellata contro il parere di tutti gli enti locali, contro il parere del territorio, contro il parere di tutti coloro che nella riserva hanno visto una grande risorsa da difendere. In aula è stato muro contro muro, nonostante il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, primo firmatario della misura che ha comportato il taglio della riserva, abbia anche provato, senza successo, a proporre una mediazione basata sull'ipotesi di un nuovo ampliamento della riserva a 200 ettari. Non c'è affatto incostituzionalità. Non temiamo nulla se non quello che è il rispetto di chi, e parlo di tutte quelle attività, soprattutto, ma anche delle altre attività agricole che per 19 anni sono stati penalizzati, non hanno potuto potare le piante, qualcuno ha preso 3.500 euro di multa per aver potato, secondo qualche ispettore, di più le piante. C'è il rispetto della natura, ma noi prima della natura o comunque contemporaneamente la natura viene l'uomo. Sul versante opposto, durissimi gli affondi degli esponenti di PD e Movimento 5 Stelle nei confronti della maggioranza. Noi facciamo un appello affinché ci si fermi, poiché tutta la comunità locale ci chiede di tornare indietro. Possibile che i consiglieri e l'assessore di centrodestra della provincia di Teramo non possono loro sostenere le battaglie per il nostro territorio? Ma davvero siete stati così commissariati? Davvero siamo giunti a questo livello così basso di autorevolezza del centrodestra teramano? Forse non è nelle vostre corde il discorso di immaginare una regione Abruzzo che doveva essere una regione verde, una regione che prende tutt'altra forma, perché viene raccontata in maniera diversa.